Buongiorno e benvenuti a questo nuovo webinar del Mulino. Sono Mattia Santini dell'Ufficio Università della Società Editrice del Mulino. Oggi vi presento una novità per il catalogo universitario del nostro editore, ovvero il testo intitolato Filosofia, Tecnologia e Scienze della Mente, scritto da Marco Fasoli e Giulia Pieretti. Marco Fasoli è ricercatore della filosofia della scienza all'Università Sapienza e insegna filosofia dell'intelligenza artificiale, mentre la professoressa Giulia Piredda è ricercatrice di filosofia e teoria del linguaggio e insegna filosofia della mente alla Scuola Universitaria Superiore IUS di Pavia. E do il benvenuto a entrambi i nostri autori. Benvenuti. Grazie, Grazie. buongiorno a tutti. Grazie. Due parole sulla struttura di questo webinar. Ora ci sarà un ampio spazio gestito dai nostri due ospiti, autori del testo e di descrizione del manuale. A seguire sarà possibile fare delle domande per tutte le persone che stanno seguendo. Potrete farle a voce direttamente se siete dotati di microfono. Sarà sufficiente alzare la mano e noi provvederemo ad attivarvi. Appunto, darvi voce oppure potete scriverle utilizzando la maschera delle chat. In coda al webinar uno spazio dedicato all'espansione digitale che, come ormai tutti i testi universitari del Mulino, correda anche questo manuale. Non rubo altro tempo, cedo subito la parola ai nostri ospiti, se non sbaglio il professor Fasoli, e auguro a tutti un buon ascolto. Sì, allora intanto grazie mille dell'invito e ovviamente di aver accettato il nostro volume, quindi ringrazio il Mulino e ringrazio la mia coautrice Giulia Piredda per aver lavorato assieme a me a questo lavoro. Filosofia, tecnologia e scienze della mente. È un po' strano forse sentire parlare di filosofia e tecnologia. Normalmente, diciamo, nella visione comune, i sacerdoti della tecnologia sono gli ingegneri. Però in realtà la filosofia ha da sempre un po' analizzato alcuni aspetti teorici della tecnologia. Se pensiamo a Platone, per esempio, il famoso mito di Teut del Fedro, affronta un aspetto che oggi è cruciale, cioè diciamo, affronta l'impatto che una nuova tecnologia dell'epoca, cioè la scrittura, poteva avere sulla mente, su alcuni aspetti della conoscenza dei soggetti. La domanda che si poneva Platone sostanzialmente era quali tipo di vantaggi e quali tipi di problematiche poteva avere la scrittura rispetto alla conoscenza. Questo soprattutto, diciamo, la preoccupazione primaria di Platone era che si potesse confondere conoscenza con invece l'informazione, che oggi è una distinzione che diventa molto rilevante in un mondo fortemente tecnologizzato come quello odierno. E sostanzialmente, diciamo, la domanda fondamentale di Platone, cioè qual è l'impatto che una nuova tecnologia avrà sulla conoscenza, sulla mente dei soggetti umani, è una domanda che ci poniamo oggi diverse volte di fronte all'impetuoso arrivo di nuove tecnologie nel nostro orizzonte, diciamo. In particolare, sostanzialmente, l'intelligenza artificiale in questi anni, nei prossimi anni, sta diciamo, rivoluzionando un po' il nostro ambiente informativo. Diversi aspetti della nostra vita saranno colpiti un po' dall'arrivo dell'intelligenza artificiale le domande filosofiche che ruotano attorno a questo processo sono domande molto importanti e con ripercussioni molto, molto importanti. La filosofia della tecnologia oggi è un ambito, diciamo, un po' particolare, nel senso che non è, diciamo, collocato in maniera forte, identitaria all'interno dell'orizzonte, per esempio, disciplinare, italiano. È una tematica un po' trasversale che attraversa, diciamo, anche ambiti molto diversi e, diciamo, in maniera trasversale anche rispetto alle classiche distinzioni tra filosofia analitica e filosofia continentale, per esempio.
Quello che abbiamo fatto nel nostro lavoro non è stato, diciamo, sostanzialmente concentrarci sulla filosofia della tecnologia di stampo analitico, ma abbiamo provato a fare una cosa un po' diversa. Cioè, ci siamo concentrati sulle scienze cognitive, che diciamo, sono un ambito in cui sia io sia Giulia Pirezza ci sentiamo molto a nostro agio, e abbiamo cercato di riconoscere il ruolo che la tecnologia svolge all'interno delle nuove scienze cognitive. Questo perché, diciamo, grosso modo, dagli anni 90 in poi c'è stata un po' una rivoluzione di un modello che in precedenza era molto neurocentrico, un modello secondo cui la cognizione era diciamo, racchiusa all'interno della nostra scatola cranica e quello che c'era fuori importava poco, e ha invece un modello diverso in cui con sfumature e modalità differenti gli oggetti del mondo esterno entrano all'interno dei nostri processi di cognizione. Quindi, diciamo, il primo tentativo, la prima cosa che abbiamo fatto è stata cercare di andare a riconoscere che ruolo gioca la tecnologia all'interno delle nuove scienze cognitive. E questo è stato un primo processo. Se pensiamo ai classici dibattiti come per esempio la mente estesa, in cui il taccuino di Otto, i mattoncini di Tetris, sono artefatti tecnologici che giocano un ruolo non solo esplicativo, molto, molto importante, ma anche gli artefatti di navigazione micronesiani, oppure pensiamo alla classica macchina di Turing, che non è, diciamo, appartenente alla nuova scienza cognitiva, ma è, diciamo, un pilastro delle scienze cognitive, sono tutti artefatti tecnologici che hanno giocato un ruolo fondamentale all'interno della disciplina. Per converso, abbiamo fatto anche un'altra operazione, cioè abbiamo cercato di non solo guardare, diciamo, il ruolo della tecnologia nelle nuove scienze della mente, delle scienze cognitive, ma anche a che tipo di modelli della mente esistono in alcune concezioni tecnologiche, in alcuni approcci alla filosofia della tecnologia. Quindi questa è una cosa, diciamo, un movimento in qualche maniera converso rispetto al precedente che è stato affrontato nel corso del test. Per esempio, se pensiamo al dibattito sulla neutralità della tecnologia, è un dibattito che si gioca sulla relazione tra essere umano e macchina, essere umano e artefatto, e che presuppone un determinato modello di mente. Presuppone in maniera implicita, in un modo che non è stato fortemente indagato nei dibattiti classici della filosofia della tecnologia. E quello che abbiamo cercato di fare è un po' portare in superficie questo tipo di presupposto implicito nel dibattito. A chi è rivolto il libro Filosofia, Tecnologia, Scienze della Mente? Diciamo che credo di poter dire che si rivolge a un pubblico abbastanza ampio. E questo perché, anche perché sostanzialmente all'inizio la collocazione editoriale diciamo ipotizzata era un po' diversa, cioè non doveva inizialmente uscire per itinerari, ma in un'altra collana del Mulino, e quindi abbiamo cercato subito di dare un taglio un po' più divulgativo a dibattiti che però sicuramente interessano anche a chi diciamo, occupa di filosofia della mente, di filosofia della tecnologia. Quindi è pensato, diciamo, un po' è probabilmente adatto a diversi lettori, sia allo studente che vuole avvicinarsi al dibattito di filosofia della tecnologia e delle scienze cognitive, sia invece al lettore esperto che invece magari non si occupa precisamente di questi temi, ma vuole saperne un po' di più, diciamo, di quello che sta accadendo anche negli ultimi anni. Per entrare un po' più nello specifico dei contenuti in cui il mio contributo è un po' più sostanzioso, ovviamente il libro l'abbiamo scritto in due, ma alcuni, cioè, ci siamo un po' divisi il lavoro, quindi ci siamo concentrati su alcune parti più di altre in maniera singolare. C'è una prima parte sugli artefatti e sulla distinzione tra artefatti e mondo naturale, che fa diciamo, un'operazione abbastanza, cioè che non è del tutto nuova, cioè si mette in crisi quella distinzione abbastanza intuitiva tra artefatto tecnologico e diciamo, invece entità naturale, sulla base di una letteratura che è abbastanza consolidata, insomma, degli ultimi 20 anni, affrontando per esempio la nozione di funzione,
un artefatto spesso è definito, nella maggior parte dei casi è definito sulla base di una determinata nozione di funzione che però è problematica per diversi motivi. Una cosa originale che abbiamo cercato di fare è non solo concentrarci sulla distinzione tra artefatti e mondo naturale, ma andare a vedere, per esempio, in che senso gli artefatti vengono caratterizzati come tecnologici e anche il motivo per cui apparentemente, diciamo, per alcuni artefatti potrebbero sembrare più tecnologici rispetto ad altri. Aspetto che ha delle ripercussioni a diversi livelli, anche per esempio per quanto riguarda l'impatto che diciamo, gli investimenti economici pubblici hanno in ambito tecnologico. Pensiamo alla famosa, diciamo, al famoso caso dei banchi a rotelle che sono stati ridicolizzati come investimento, diciamo, non proprio oculato da parte dello Stato. Forse quel tipo di operazioni in cui si è ridicolizzato quel tipo di investimento si basava anche sul fatto che apparentemente ci sono degli artefatti che sono più tecnologici, che quindi meriterebbero più attenzione rispetto a, meriterebbero più investimenti rispetto ad altri. E un po', diciamo, l'intenzione nostra è stata quella di mettere in crisi anche questa idea, il fatto che alcuni artefatti possono apparire come meno tecnologici, ma avere degli impatti a livello cognitivo o anche a livello educativo che non sono assolutamente irrilevanti. E all'interno di questo dibattito, cioè, è stato anche affrontato velocemente il dibattito sugli artefatti cognitivi, che sono artefatti sostanzialmente che giocano un ruolo particolare, rilevante per la nostra vita cognitiva. A fianco a questo, come poi racconterà Giulia Pieretta, c'è un dibattito invece su quegli artefatti che giocano un ruolo importante per la nostra vita affettiva e queste sicuramente sono queste sono due prospettive delle scienze cognitive che sono abbastanza recenti e che appunto rientrano all'interno di quell'orizzonte delle nuove scienze della mente di cui parlavo prima. C'è poi un capitolo sull'intelligenza artificiale. Ovviamente oggi affrontare la filosofia della tecnologia e dell'intelligenza artificiale in un capitolo è una, diciamo, un'impresa abbastanza complessa perché le tematiche sono sterminate. E quello che abbiamo cercato di fare è stata, diciamo, dare una introduzione della filosofia della tecnologia che fosse in linea con la prospettiva del volume e quindi che fosse centrata sull'idea di modello di mente, quale modello di mente è possibile individuare dietro all'intelligenza artificiale, quale modello di intelligenza. Ovviamente qui il grande dibattito filosofico, uno dei maggiori oggi, riguarda, diciamo, la possibilità di attribuire una genuina o una non genuina intelligenza agli artefatti di questo tipo, in particolare al cosiddetto machine learning, deep learning, alle reti neurali, e quanto la diversità rispetto all'intelligenza umana ci condizioni nella possibilità di attribuire questa genuina intelligenza oppure no. Quanto diciamo questa intelligenza sia meccanica, troppo meccanica, oppure sia davvero una forma di intelligenza che possiamo riconoscere come tale. Altro aspetto che appunto, volevo rapidamente passare in rassegna è quello del capitolo dedicato all'etica della tecnologia e alla neutralità degli artefatti. Diciamo che questo è un dibattito che ha occupa un ruolo all'interno della filosofia della tecnologia, ma è anche in qualche maniera stato parallelamente affrontato in ambito pubblica, anche qui per quanto riguarda per esempio la responsabilità o meno degli artefatti e degli utenti in determinati comportamenti considerati moralmente negativi. E, diciamo che sostanzialmente, diciamo, il capitolo affronta il problema della neutralità della tecnologia anche da prospettive un po' diverse, che magari non ci si aspetterebbe da un libro come il nostro, per esempio dalla prospettiva fenomenologica, in particolare quella di Verbeek, che riconosce la tecnologia come qualcosa di sostanzialmente molto diverso dallo strumento, qualcosa che è in grado di, modificare e anche avere un impatto rispetto alla mente umana.
Sollevando quindi un altro dibattito cruciale per quanto riguarda il rapporto essere umano-tecnologia, cioè quanto l'artefatto tecnologico è in grado di avere un impatto rispetto alla cognizione e alla mente umana, e quanto lo è stato anche in passato, cioè il fatto di avere alcuni artefatti, vivere con alcuni artefatti, ha modificato o meno la cognizione umana, in che direzione. Alcuni anche importanti filosofi negano che la tecnologia abbia avuto sostanzialmente un impatto in questo processo, però se guardiamo le scienze cognitive, per esempio alle scienze cognitive della lettura, possiamo sicuramente riconoscere il fatto che alcuni artefatti come i libri, i testi scritti, diciamo probabilmente nel corso della storia dell'essere umano hanno spinto il cervello a modificarsi in alcuni modi. Secondo per esempio Marianne Wolf, una famosa neuroscienziata della lettura, la dislessia rappresenta diciamo, la prova un po' evolutiva del fatto che il nostro cervello non è predisposto a leggere e a scrivere, il che sostanzialmente non significa svalutare la dislessia, che anche da Marianne Wolf è considerata come un fenomeno interessante con alcuni aspetti, diciamo, positivi, tra virgolette, possiamo dire. E altro ultimo aspetto su cui volevo soffermarmi è appunto il tipo di modello di mente che deve essere assunto quando si, diciamo, si discute degli aspetti etici delle nuove tecnologie. Pensiamo al grande dibattito rispetto agli effetti di ChatGPT in ambito scolastico in questi anni e negli anni a venire. E molto si gioca sul tipo di modello di mente che assumiamo di sfondo. Se per esempio assumessimo un modello forte di mente estesa, il fatto di diciamo, utilizzare in maniera pesante e ricorrente strumenti come l'intelligenza artificiale come ChatGPT sarebbe meno problematico rispetto a una visione classica, intracranica, in cui diciamo, la cognizione avviene all'interno della nostra scatola cranica e non all'esterno. Quindi appunto l'intenzione è anche un po' quella di mostrare come fenomeni oggi di forte attualità si radichino in un dibattito filosofico in cui filosofia della mente, filosofia delle scienze cognitive e filosofia della tecnologia si intrecciano in modi che sono molto interessanti e che non sono neanche stati molto diciamo, esplorati finora e che secondo noi in futuro saranno sicuramente più discussi e più approfonditi. Mi fermo qui e lascio la parola alla collega per diciamo, discutere il resto del testo. Grazie, grazie. Colgo solo l'occasione visto che ci sono alcune persone che si sono collegate in ritardo, per ricordare che è possibile fare delle domande, intervenire utilizzando il microfono, se lo possedete, noi vi attiveremo l'audio, o scrivere nella maschera delle chat, dopo noi provvediamo a leggere. Scusate, e cedo subito la parola alla professoressa, prego. Grazie mille per l'organizzazione di questa presentazione, a Marco Fasoli, il mio coautore, per questa bellissima presentazione iniziale. E dunque proseguo un po' il discorso che stava facendo Marco per poi tornare a qualche considerazione generale sul volume. Parlavamo dell'etica della tecnologia e sicuramente nell'ultimo capitolo, quindi tornando verso la fine del volume, faccio un percorso un po' a ritroso, sono affrontati alcuni temi che riguardano appunto quanto della nostra identità personale in questo momento storico deleghiamo alla creazione anche di un'identità digitale, no? E questo ha un impatto enorme dal punto di vista della conservazione dei nostri ricordi, per esempio. Ormai saremmo persi se perdessimo ad esempio il nostro smartphone o il nostro computer, non avremmo accesso probabilmente a tantissimi dati di cui abbiamo bisogno quotidianamente e probabilmente non sarebbe soltanto un danno dal punto di vista diciamo pratico, ma anche proprio della costituzione e mantenimento della nostra identità. È in questa direzione che vanno appunto le cose che vengono presentate, le teorie, insomma le tesi che vengono presentate nell'ultimo capitolo su tecnologia, memoria e identità, che
che appunto enfatizzano il ruolo degli artefatti esterni, in particolare tecnologici, dove naturalmente la tecnologia va intesa in senso ampio, come emergeva bene, insomma, dalla presentazione del professor Fasoli, visto che consideriamo appunto tecnologia sia lo smartphone che la scrittura o tecniche di anche, non so, manipolazione di materiali, insomma, e quindi c'è una concezione di tecnologia ampia. E quindi quanto questi strumenti ci servano appunto sia dal punto di vista pratico ma anche proprio di costruzione e mantenimento delle nostre identità. L'ultimo paragrafo proprio è dedicato ad alcune dimensioni diciamo esistenziali in cui la tecnologia ha un impatto grande e appunto le cui conseguenze etiche sono notevoli. Pensiamo adesso a come funziona almeno insomma tra le generazioni più giovani la ricerca di un partner amoroso, si fa spesso riferimento alle applicazioni, no? Sui nostri smartphone di ricerca del partner, come appunto, insomma, anche perché diciamo, forse il tempo anche a disposizione che abbiamo per fare incontri di persona è diminuito e come si può vedere facilmente quando si prende una qualsiasi metropolitana in una città o probabilmente anche un autobus in una città più piccola, si sta completamente sempre immersi nei nostri smartphone perché attraverso di questi, quindi attraverso questo strumento fondamentale, che mediamo la nostra esperienza anche quotidiana, la nostra ricerca di tanti beni primari, anche, non so, la spesa online è un altro esempio di come usiamo gli smartphone e i computer veramente per qualsiasi dimensione della nostra vita. Parlavo della dimensione amorosa, ma anche la dimensione dell'esperienza del lutto e della morte dei nostri e dei nostri cari è una dimensione molto affetta, influenzata dalla tecnologia. Pensiamo appunto che durante la nostra vita noi adesso creiamo dei sé digitali che poi che sopravvivono alla nostra morte biologica e che quindi poi devono essere, diciamo, gestiti dai nostri cari. Spesso questi sé digitali sono, penso alle pagine dei social network, alle email, sono protetti da password, quindi ci sono tutta una serie di ricadute etiche su questo discorso della cosiddetta immortalità digitale. Qui, diciamo, il capitolo è soltanto un accenno a questi temi che sono poi affrontati nella bibliografia a cui il capitolo rimanda, ma era per, diciamo, collegarmi alle questioni etiche molto sensibili, perché appunto riguardano dimensioni esistenziali piuttosto importanti per noi, con cui abbiamo a che fare, insomma, quotidianamente. Per tornare indietro, torniamo appunto al discorso degli affetti e quindi un accenno al terzo capitolo in cui abbiamo tentato di riportare quelle che sono delle ricerche, diciamo, attuali che vengono svolte sia in ambito informatico che in ambito filosofico, invece, più strettamente filosofico che il nostro dominio di formazione e ricerca. E appunto, Marco Fasoli ha a lungo parlato della cognizione, ma non è soltanto la cognizione una dimensione in cui la tecnologia gioca un ruolo importante, anche l'affettività è diciamo, importante perché da un lato quando si parla di intelligenza artificiale e quindi del tentativo di riprodurre degli esseri intelligenti in forma di software o di robot, è opportuno riflettere sul fatto che una parte della nostra intelligenza riguarda appunto la capacità di provare emozioni, di essere, diciamo, non disinteressati verso il mondo, quindi di avere questa caratteristica della non indifferenza verso il mondo, della motivazione, della tensione verso appunto avere desideri, avere emozioni che ci spingono, insomma, che ci motivano verso qualche elemento particolare del mondo. E questa cosa è, diciamo, opportuno riflettere sulla necessità di integrarla in questi sistemi artificiali, siano essi software o robot. Il capitolo inizia con il riferimento a un film, cosa che, diciamo, non è inusuale in questo libro, vengono citati molti film. E questo proprio perché abbiamo tentato di diciamo, agganciare queste ricerche filosofiche. E non solo di cui ci occupiamo, di scienze cognitive, anche a un immaginario
più condiviso, insomma, più condivisibile anche da una persona colta, curiosa, interessata, insomma, a queste tematiche, non necessariamente uno specialista. Il riferimento cinematografico in questo caso è il film Her di Spike Jonze, che mi sembra sia del 2013 se non vado errata, in cui questo personaggio, interpretato da Joaquin Phoenix, si innamora di un agente software che è interpretato invece dalla voce di Scarlett Johansson. Questo è per porre il tema della, appunto, influenza dei nostri affetti nel nostro rapporto con la tecnologia, che è un tema quotidiano da un lato, perché probabilmente nella scelta delle tecnologie che affollano la nostra vita contano più aspetti emotivi che non razionali, cioè scegliamo una certa marca, un certo oggetto anche per come ci sentiamo nell'utilizzarlo, nell'averlo, nel possederlo, insomma siamo almeno nella nostra società, ma appunto è anche un tema fondamentale, come dicevo prima, nella ricerca sia informatica che filosofica. L'affective computing è il tentativo appunto di rendere più affettiva l'intelligenza artificiale e la robotica sociale, per quanto riguarda appunto i robot, quindi dei software dotati anche di corpo, tenta di creare, e poi la riflessione filosofica, di riflettere sulla aggiunta, diciamo, di componenti affettive ed emotive appunto ad agenti robotici. La questione della robotica è molto interessante perché i robot nascono come degli agenti a cui noi demandiamo dei compiti spesso di fatica, ma adesso, come è possibile, insomma, capire anche semplicemente leggendo alcuni dibattiti attuali anche sui giornali, sui quotidiani, quello della robotica è un tema caldo anche perché sembrerà opportuno demandare dei compiti di cura agli agenti robotici, di cura degli anziani, ad esempio, di cura dei bambini con bisogni speciali, e quindi questo pone il tema di come rendere questi robot accettabili da un essere umano che deve essere persino curato da questi robot. L'immaginario sui robot è naturalmente, come tutti sappiamo, avendo visto, essendo cresciuti con film come Terminator, Robocop, eccetera, insomma, è molto esteso. È interessante vedere come, a seconda della cultura in cui ci si colloca, l'immaginario sui robot cambia. Quindi, nella nostra società occidentale c'è sempre un che di inquietante nella figura del robot, mentre invece, come raccontano bene Dumoucel e Damiano nel loro libro Vivere con i robot, che è insomma citato nel nostro volume, in Giappone la figura del robot è una figura molto più positiva, molto più vista insomma, con una buona dose di ingenuità, ma appunto buona, positiva, quindi come una figura che può essere di aiuto e può risolvere alcuni problemi. E infine, appunto, il panorama di ricerche filosofiche a cui facevo riferimento prima riguarda il modo in cui utilizziamo gli artefatti tecnici, tecnologici e non per scopi affettivi. Le ricerche di scienze cognitive si sono concentrate negli ultimi decenni moltissimo appunto su come gli strumenti che popolano il nostro mondo materiale ci servano dal punto di vista cognitivo, quindi riescano a facilitare dei compiti cognitivi, trasformino il compito cognitivo, come per esempio, non so, usare le tesserine dello scarabeo per comporre parole e quindi trasformare il compito da un compito di immaginazione pura a un compito di riconoscimento di pattern. Chiunque abbia giocato a Scarabeo penso sappia quanto sia importante muovere le tesserine nel mondo fisico per svolgere meglio il compito. Ecco, al momento, quindi proprio si parla di ricerche attuali che insomma, vengono adesso, sono oggetto di una grande mole di pubblicazioni scientifiche, si parla appunto dell'interazione tra tecnologia ed emozione.
Questo panorama di ricerche viene denominato come il panorama dell'affettività situata, appunto in parallelo con la cognizione situata, e ci sono diverse nozioni che vengono utilizzate, diverse riflessioni, insomma, su come classificare e come definire quegli oggetti che svolgono un particolare ruolo affettivo nella nostra vita quotidiana. Si parla appunto di impalcature affettive, riprendendo un concetto di Vygotsky, che è quello di scaffold, quindi di strutture che nel caso di Vygotsky si parla di sviluppo del bambino, quindi di strutture che consentono al bambino di raggiungere, diciamo, un grado successivo di sviluppo quando è presente lo scaffold, e poi piano piano lo scaffold può essere tolto e il bambino acquisisce un grado in più di sviluppo, o di artefatti affettivi, come appunto citava prima Marco Fasoli, si tratta appunto di oggetti dei quali difficilmente ci liberiamo. Siamo sicuramente una società molto attaccata al mondo materiale anche per ragioni affettive, come testimoniano le nostre cantine, le nostre soffitte piene di oggetti che non riusciamo a gettare via. E che ruolo, appunto, la domanda filosofica è che ruolo hanno questi oggetti nella nostra vita affettiva? Ci sono una serie di ipotesi, insomma, che vengono discusse, e quindi questo riguarda appunto il capitolo 3. Il primo capitolo ne ha già parlato abbastanza Marco Fasoli. Cito soltanto i due film, diciamo, che fanno da riferimento culturale un po' più ampio. Nel primo capitolo sono Matrix e Memento, che immagino tutti voi abbiate visto. Per dire che appunto un'idea che naturalmente mi è venuta dopo era impostare questa presentazione sulla base dei film che vengono citati nei capitoli. Anche negli altri capitoli viene citato 2001 Odissea nello spazio, viene citato The Lobster di Yorgos Lanthimos. Insomma, ecco, è un modo per dire che abbiamo cercato di essere comprensibili e, appunto, come dicevo prima, di agganciare tutte queste tematiche che possono sembrare un po' astratte. La filosofia viene sempre considerata, no, come una disciplina astratta per eccellenza, ha invece tematiche che vengono affrontate, appunto, persino nelle pellicole che andiamo a vedere, o andavamo a vedere, si tratta di film un po' datati, al cinema. Matrix e Memento sono due film che vengono considerati per esemplificare, diciamo, i due modelli della mente che vengono brevemente presentati nel primo capitolo. Matrix viene utilizzato per rappresentare appunto quel modello computazionale a cui faceva riferimento Marco prima. Perché, insomma, se avete visto Matrix lo capite abbastanza facilmente. In Matrix l'umanità sono semplicemente dei corpi coltivati, che vengono utilizzati per estrarre energia per le macchine, e l'esistenza di questi individui è soltanto simulata, quindi è, diciamo, ben rappresentativa della tesi che possiamo chiamare come quella della sufficienza cerebrale, cioè basta un cervello, bastano per simulare l'esperienza che abbiamo, l'esperienza di vita che abbiamo. Memento invece, per contro, considerato come un film, diciamo, rappresentativo dell'ipotesi, della cognizione situata, della cognizione estesa, che vengono appunto illustrate nel capitolo. E qui l'idea è che non solo nel caso di menti patologiche, come quella del personaggio principale di Memento, ci affidiamo all'ambiente esterno continuamente per svolgere i nostri compiti quotidiani. Quindi a livello di memoria, ci affidiamo all'ambiente esterno, come abbiamo visto a livello anche di bisogni affettivi, e appunto l'ambiente esterno, essendo popolato di anche oggetti tecnologici, anche in gran parte, questo è interessante per far vedere appunto quanto la tecnologia entra anche nell'elaborazione dei modelli del mentale. Chiudo dicendo qualcosa di diciamo generale rispetto al libro. Innanzitutto è un libro che appunto doveva la collocazione editoriale attuale
nella collana itinerari, secondo me è adeguata perché si tratta di un itinerario vero e proprio. Un itinerario che però si può leggere sia diciamo dall'inizio alla fine che anche capitolo per capitolo, cioè i capitoli sono secondo me leggibili anche in maniera indipendente, se uno è interessato per esempio all'intelligenza artificiale o all'etica della tecnologia o all'affettività, insomma può leggere tranquillamente soltanto il capitolo che riguarda quel tema. E naturalmente ci sono delle connessioni che in questo caso verrebbero perse, insomma, tra i vari capitoli. Si tratta di un libro che può essere utilizzato, appunto, come diceva Marco Fasoli, sia come testo universitario per corsi di filosofia della mente, filosofia dell'intelligenza artificiale, anche se magari, insomma, accostato ad altri testi, filosofia delle scienze cognitive. E anche può essere sicuramente di interesse anche per psicologi, per sociologi e appunto contiene anche diversi riferimenti alla dimensione morale, quindi potrebbe essere anche utilizzato appunto nei corsi di etica della tecnologia sicuramente. E si tratta appunto del frutto della convergenza dei nostri interessi di ricerca e la proposta appunto di un itinerario originale nel campo della filosofia della tecnologia, appunto. Mi fermerei qui e lascio la parola a chi vuole intervenire. Benissimo, grazie, grazie al professor Fasoli, alla professoressa Piredda. E adesso appunto, come avevamo detto, è possibile per tutte le persone in ascolto porre domande, riflessioni ai nostri due autori. Vedo che già è arrivato qualche ringraziamento intanto per il volume e manifestazione di interesse. Allora, ci chiedono se oltre agli esempi presi dalla filmografia ci sono anche esempi presi dalla letteratura o piuttosto che serie TV che potrebbero essere, ad esempio, più vicine al pubblico studentesco. Chi va? Beh, come vuoi, come preferisci, va Vai, vai, bene. vai. Beh, allora, per quanto riguarda la letteratura, non tantissimi, ce n'è qualcuno, invece per quanto riguarda le serie TV, ovviamente sì, sarebbe stato impossibile non fare riferimenti a alcune serie che sicuramente affrontano, diciamo, anche aspetti filosofici in maniera condensata, ma non per questo superficiale. Io, per esempio, c'ho la fissa per Westworld, che quella prima serie sicuramente è, secondo me, è veramente importante per quanto riguarda il rapporto essere umano-macchina e rapporto essere umano-intelligenza artificiale, però insomma ce ne sono diverse poi che sono state citate e utilizzate in alcuni casi per, diciamo, rendere un po' più chiaro e intuitivi alcuni concetti che a prima vista magari sono un po' più ostici. Non so, Giulia, se volevi aggiungere qualcosa. Sì, allora sicuramente c'è Westworld che è assolutamente pertinente, anche Black Mirror. Adesso non ricordo sinceramente se l'abbiamo citata, forse in una nota. Comunque, insomma, sono serie che possono essere chiaramente utilizzate per porre l'attenzione appunto su quanto le tecnologie abbiano un impatto nella nostra vita. E a proposito di Westworld, così visto insomma il tema, visto citata la prima stagione, è interessante anche appunto il discorso, ritornando al discorso sui robot, di quanto sia legittimo, appunto anche qui una questione etica, utilizzare i robot per, ad esempio per fini sessuali. C'è un bel libro di un nostro collega, Maurizio Balistreri, che si chiama Sex Robot e affronta proprio questo tema insomma in maniera più centrata. Come riferimento letterario, ricordo di aver citato Lessico familiare di Natalia Ginzburg, ma insomma, non in maniera. Per quanto riguarda appunto l'affettività e il fatto che anche le espressioni, no, e le parole che utilizziamo abbiano una ricaduta affettiva, insomma, nella costituzione dei ricordi collettivi, per esempio. Bene. Però sarebbe potuta essere citata tantissima letteratura di fantascienza, ecco.
Certamente, certamente. E ci chiedono anche se, essendo il volume multidisciplinare, quali delle competenze sono necessarie per affrontarlo? Se competenze immagino proprio specifiche dal mondo dell'informatica piuttosto che della psicologia o della filosofia. Ma secondo me, non so tu Giulia cosa dici, ma non sono necessarie particolari conoscenze di fondo. Sono ovviamente, diciamo che se uno ha una conoscenza della storia, della filosofia della mente, ha una comprensione, riesce a creare dei collegamenti sicuramente un po' più, diciamo, interessanti. Però diciamo che altre conoscenze diciamo, una dimestichezza con l'argomentazione filosofica in generale, questa sicuramente sia necessaria, però diciamo che sono queste le due cose che mi vengono da segnalare, non so se la collega appunto a qualche altra. Sì, ma io direi che appunto abbiamo cercato proprio di rendere il volume accessibile anche, come diciamo prima, a un pubblico colto e curioso. Quindi abbiamo fatto propria nostra, insomma, l'atteggiamento di molta filosofia analitica, devo dire, di rendere più chiari possibili dei concetti, anche magari a volte difficili, ma quando abbiamo cercato appunto di fare questo sforzo, poi sta al lettore dire se ci siamo riusciti, insomma, però questo era il nostro interesse. Secondo me, ecco, se posso aggiungere una piccola cosa, per un lettore non esperto il volume risulta essere più che difficile, faticoso, un po' perché ci sono tanti concetti, ecco. Però l'intenzione è stata quella di cercare di ridurre al minimo il grado di difficoltà, anche se appunto è effettivamente un volume che anche per la sua natura interdisciplinare e trasversale è abbastanza denso rispetto ai concetti. Allora, c'è qualche riferimento al ruolo giocato dal linguaggio nel relazionare esseri umani ed artefatti tecnologici? Secondo me sì, ma non so quanto rispetto alla filosofia del linguaggio. Non so, Giulia, cosa dici tu? Sì, direi che non, forse non c'è. Allora, diciamo, c'è un riferimento forse più implicito che esplicito, nel senso che, ad esempio, non so, il famoso test di Turing è un test che avviene attraverso appunto il linguaggio, attraverso una conversazione. Quindi sì, c'è sicuramente un riferimento, così come c'è un riferimento alla linguistica come disciplina che ha avuto un ruolo fondativo, insomma, nella nascita delle scienze cognitive negli anni 50, insomma, grazie al lavoro di Chomsky. Quindi c'è un riferimento implicito sicuramente anche nelle cose che raccontiamo, ma forse non esplicito. Quindi non c'è una, come diceva Marco, una riflessione proprio di filosofia del linguaggio, ecco. È che la stanza di cinese comunque Esatto, sì. momento, diciamo che è utilizzato e discusso in filosofia del linguaggio. Allora, c'è un'altra domanda. Ci chiedono se c'è altra letteratura italiana sull'argomento e in che cosa si distingue dagli altri questo, eventualmente dagli altri questo testo. Allora, sempre questo imbarazzo. Questa volta finita tu, prego. Va bene, ok. Allora, diciamo, ci sono dei testi che riguardano, ad esempio, c'è un testo che è uscito da relativamente poco, che si chiama Etica della Tecnica, di Vera Tripodi per Carocci. C'è un testo di Sara Songorian che si chiama Etica e Scienze Cognitive, sempre per Carocci, recente. C'è un testo di Marcello Jenka che riguarda il concetto di intelligenza, intelligenza al quadrato. Ci sono dei testi fratelli, diciamo, ma non c'è un manuale di filosofia della tecnologia in italiano, almeno a nostra conoscenza, fino a quando abbiamo scritto il libro, e quindi direi che è un testo piuttosto originale nel panorama italiano.
Non so se Marco è d'accordo. D'accordo, anche perché comunque ci sono delle, diciamo, ci sono dei testi che sono più specifici rispetto all'etica della tecnologia, alla filosofia dell'intelligenza artificiale. Invece questo, diciamo che secondo noi ha un carattere abbastanza originale, che appunto sta nel tentativo di attraversare e mettere in comunicazione due discipline come la filosofia della tecnologia e la filosofia delle scienze cognitive, la filosofia delle nuove scienze cognitive, mettiamola così. Ecco, un'altra domanda che avrei voluto farvi anche io personalmente. Proponete una proposta, una prospettiva ontologica preferenziale all'interno del vostro volume o attingete ai vari approcci con cui vi relazionate? Insomma, siete neutrali oppure no? Ma dunque, sicuramente mostriamo nel volume una chiara simpatia per quello che insomma, viene chiamato il modello memento, quindi il modello in cui la mente si appoggia all'ambiente, insomma, fa uso di questi artefatti in maniera massiva, a volte appunto. Aprendo alla possibilità che alcuni contenuti mentali siano proprio conservati all'esterno della scatola cranica e non soltanto all'interno. No, cioè, diciamo, siamo appunto, come dicevo, simpatetici verso questa prospettiva, non la difendiamo in questo volume. La usiamo come uno sfondo, quella dell'essere tecnologici per natura e dei cyborg naturali cosiddetti, ma non c'è una difesa attiva di questa prospettiva nel volume. Anche perché forse se ci fossimo messi a scrivere un libro del genere non saremmo stati d'accordo su tutto, quindi ci sarebbe stato da discutere. Era quello che volevo dire anch'io, nel senso che, per esempio, rispetto al modello della mente estesa ci sono posizioni un po' teoriche diverse tra me e la collega, per cui sarebbe stato difficile trovare, no? Però diciamo, abbiamo trovato il terreno comune, quello di un'attenzione rispetto al ruolo delle impalcature esterne, tecnologiche o non tecnologiche rispetto ai processi emozionali, cognitivi, umani, che è quello che ci ha, diciamo, permesso di diciamo, costruire un lavoro assieme. Per quanto riguarda gli artefatti, anche lì, essenzialmente, beh, non c'è, come dire, un dibattito, diciamo, non è ripercorso tutto il dibattito tecnico rispetto ai problemi ontologici che riguardano gli artefatti, però c'è una prospettiva comune della necessità di una sorta di ingegneria concettuale filosofica, secondo cui l'introduzione di alcune nozioni come quella di artefatto cognitivo e artefatto affettivo spingono a, diciamo, rivedere il ruolo di questi oggetti nel mondo esterno e quindi che a dargli dignità e a spostare probabilmente il baricentro dell'attenzione dei processi intracranici ai processi extracranici, seppur appunto in modo diverso. Bene, vedo, stanno arrivando complimenti e ringraziamenti sia per la presentazione che anche sono proprio per la scrittura del volume. E non vedo altre domande dirette, allora potremmo fare così, faccio l'affondo su Panora Campus e eventualmente rispondiamo in coda ad eventuali altre domande. E velocemente, questo volume, come tutti i manuali prodotti dal Mulino, è presente anche nella sua versione digitale sulla piattaforma Panora Campus. Chi acquista il volume trova in secondo di copertina un codice che consente di accedere a un anno del testo digitale, appunto, presente sulla piattaforma. E sulla piattaforma è possibile acquistare il testo anche solo in formato digitale con varie opzioni di acquisto e tutti i volumi hanno sempre un capitolo di prova gratuito, quindi si può sperimentare la piattaforma prima di procedere
all'eventuale acquisto. E questo vale su tutti i testi presenti. Ricordo che la piattaforma è multi editore, quindi non sono solo libri del mulino, ed è multidisciplinare, quindi ci sono volumi di tante materie differenti. Simuliamo di aver acquistato il nostro testo e andiamo a vedere come si presenta il volume, che ricordo è assolutamente identico, quindi chi decide di studiare sul supporto informatico non trova esattamente lo stesso testo di chi acquista il libro di carta. E il testo si presenta si accede all'area Home Libro, dove è presente tutto il piano del volume. Abbiamo subito tutto l'indice con l'anteprima di eventuali immagini grafici che dovessero essere presenti all'interno del volume, possono essere copiati fuori dalla piattaforma. Quindi, se per caso qualcuno ha bisogno di un grafico particolare per slide o presentazioni, li può estrarre anche appunto dalla piattaforma. L'indice è tutto linkato e si può andare velocemente da una parte all'altra del volume. Do subito un'informazione molto importante che riguarda l'accessibilità, e questo anche questo vale per tutti i volumi presenti in piattaforma. I volumi possono essere trasformati in veri e propri audiolibri, infatti è presente un lettore vocale che appunto legge sia paragrafi che l'intero capitolo, così come è possibile andare a modificare il font di lettura, le dimensioni dei caratteri, il contrasto dello sfondo. Questo ovviamente per andare incontro alle diverse necessità e rendere i volumi della piattaforma accessibili direttamente al maggior numero possibile di lettori. Sottolineo tra l'altro la presenza anche di questo font, che si chiama Open Dyslexic, che è stato pensato appunto in maniera specifica per lettori dislessici. Sul testo possiamo fare una serie di azioni, diciamo, più tradizionali, quindi si possono aggiungere appunti, aggiungere evidenziazioni, si possono anche aggiungere domande. Le domande sono visibili a tutti gli studenti o i lettori che stanno utilizzando il testo di Pandora Campus, e quindi è possibile anche questa forma di interazione appunto tra lettori. I docenti possono avere accesso al volume a tempo illimitato, quindi chi dovesse aver bisogno del testo in visione per eventuali adozioni o valutazioni del testo può utilizzarlo, richiederlo anche direttamente su Pandora Campus attraverso il link che state vedendo. Si compila un modulo e si possono richiedere questo o altri volumi. Ricordo inoltre che il volume è già disponibile per la valutazione, e quindi sarà sufficiente o appunto compilare il modulo presente sul nostro sito, scrivere direttamente al nostro ufficio e noi provvederemo all'invio delle copie sagge. Ecco. Vediamo se nel frattempo è arrivata qualche altra domanda. No. Non vedo altri interventi, quindi direi che possiamo andare. Aspettate che. Un attimo. Se è possibile avere la traduzione online, cioè digitale in inglese, no. Nel senso che il testo al momento è edito in italiano e il testo in piattaforma è semplicemente la trasposizione su altro supporto, ma il testo è il medesimo. Quindi al momento è disponibile solo nell'edizione italiana. Poi, non so, rivolgo la domanda ai tuoi autori. Servirebbe anche a me il testo in inglese, però l'abbiamo scritto in italiano. Tanto fra un po' ChatGPT glielo diamo, ce lo traduce qui. Esatto. Basta ChatGPT, dopo ci penso, perfetto. Bene, io ringrazio il professor Fasoli e la professoressa Pirenta della loro presentazione e del loro tempo che ci hanno dedicato. Ricordo a tutti che per maggiori informazioni su questo volume o anche su altri volumi del nostro catalogo potete fare riferimento alla mail che vendete,
e auguro a tutti una buona giornata e l'appuntamento a uno dei prossimi webinar del Mulino. Grazie, grazie ancora e soprattutto ai nostri due autori. Grazie a voi. Grazie, arrivederci.